Allora, aspettarselo soprattutto 2 giornate no, è sicuro. Io credo che l'arbitro abbia equivocato, non so cosa ha scritto, ora stiamo aspettando le motivazioni. Di sicuro faremo ricorso perché ci sono dei filmati chiari e netti che mostrano che io nella mia area tecnica, che Nilma perdeva tempo volutamente una zona del campo dove lui non doveva nemmeno esserci, e che si vede chiaramente che l'intento principale mio era quello di non far perdere tempo, quindi a non far fare il gioco costruzionistico alla squadra avversaria, visto che lo faceva per tutta la gara. Era un input ai miei giocatori per cercare di far capire anche con i fatti che non bisognava perdere tempo, che la palla bisognava rimetterla velocemente. E la scorrettezza l'ha fatta Nilma, che si è messo fra me e la palla. Il mio intento era solo quello di raccogliere la palla prima possibile, come tra virgolette fa un raccattapalle, per ridarla al mio giocatore, e l'ha spinta, perché lui si è frapposto fra me e la palla, l'ho spinto per cercare appunto di prendere la palla quando lui volutamente con il piede me l'ha scansata, proprio perché si capiva che l'intento suo era quello di perdere tempo. Quindi su questo io credo, con i filmati già visti che comprovano quello che ho detto, abbiamo buona fiducia, insomma, abbiamo la speranza chiara che, diciamo, quello che l'arbitro non ha visto, sì, ripeto, c'è il filmato, si vede chiaramente, e soprattutto anche dopo l'episodio io sono andato a sedermi in panchina senza fare alcun altro gesto così che poteva provocare qualcosa. Quindi, faremo ricorso e vedremo come andrà a finire.